Buongiorno agli ascoltatori, Occhio al Caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, buon giovedì. Allora, sono quattro i temi più significativi sui giornali di oggi. Ancora il ricasco della discussione infondata e tafazziana, occorre dirle tutte e due le cose, infondata e tafazziana su la tassazione sulla casa, infondata perché in questo caso non c'è alcun peggioramento della normativa fiscale esistente, che è già pessima, ma c'è semplicemente la conferma di quanto era già previsto. Il cittadino che abbia usufruito dei fondi del superbonus per sistemare casa sua deve fare la relativa comunicazione al catasto e naturalmente se c'è stata una miglioria, se la casa ha cambiato categoria, eccetera, ci saranno delle conseguenze sul piano catastale. Ma questo non implica alcuna modifica della normativa esistente. Al tempo stesso però è tafazziana la discussione, perché anziché impostare il dibattito su come ridurre la tassazione sulla casa e su come ridurre il complesso dell'imposizione fiscale, la sessione di bilancio, prima ancora che la legge di bilancio sia stata scritta e presentata alle Camere, è impostata tutta in direzione diversa su chi deve prendere la supposta e come deve essere infilata sta supposta, il che naturalmente non rende felici i contribuenti. E ieri è dovuta intervenire anche Giorgia Meloni con un video per dire no, la cultura di questo governo va in direzione opposta. La fabbrica dell'autogol, verrebbe da dire, con Meloni che poi deve cercare di sventare il peggio. Unione Europea, Orban fa il suo discorso, si scatena l'ira di Dio, la Salis, questo è prevedibile, ma pure i cori bella ciao e quelli che vogliono cacciare Orban fuori dall'Unione Europea. Ancora la consulta rimane l'impasse a questo punto per un membro della Corte, ma presto per altri tre, perché stanno tra qualche settimana per venire a scadenza altri tre giudici costituzionali e oggi, grande giornata, arrivano i quirinalisti, ma per spiegare che ve lo dico tra poco. Però diciamo c'è una cosa che già possiamo anticipare, è curioso come i nostri quirinalisti corazzieri dicano sempre la stessa cosa in sintonia, in stereofonia, cioè c'hanno tutti la telepatia che quel giorno hanno l'esigenza di scrivere la stessa cosa. Ma non sarà che avranno ricevuto una telefonata da qualcuno? No, è da escludere. È sicuramente un fatto di telepatia, di idee che girano nell'aria e poi piovono su carta. E infine la faccenda dei dossieraggi. Ieri l'audizione del ministro Crosetto al Copasi. Rincamminiamoci le aperture, Libero, la grande bufala della tassa sulla casa, una frase malintesa di Giorgetti fa partire il coro, nuova stangata sui bonus, ma il ministro parlava di controlli e Meloni chiude, nessuna imposta. Il giornale, Meloni promette, no a nuove tasse, il tempo va su tutt'altro, e cioè sul sindaco Lucano, ve lo ricordate? Allora si prende un bronzo di Riace, si leva la testa alla nota statua, ci si mette la statua di Mimmo Lucano, titolo faccia di bronzo di Riace, il sindaco Lucano nella bufera, vuole fare un pozzo in Africa ma non c'è acqua nella sua città. La verità, Sanchez fa sparare ai migranti ma ci accusa gli levate le sim, il premier spagnolo senza vergogna due anni fa sotto il suo governo a Melilla, la polizia iberica aprì il fuoco su chi cercava di varcare i confini, bilancio 37 morti e 77 dispersi, ora il socialista ha la spudoratezza di puntare il dito contro le nostre politiche. Avvenire, spacca Europa, tutto attaccato, ma in questo caso è un appellativo da appiccicare addosso a Orban. Orban a Strasburgo critica le scelte politiche, ignora l'Ucraina, duello con von der Leyen, appoggia l'invasore, Zelensky oggi da Meloni, poi dal Papa. Corriere della Sera, casa e tasse, sale la tensione, domani spiati Meloni, Gianbruno e La Russa, violati migliaia di conti bancari, e chi è stato? È Striano? No, in questo caso inchiesta della Procura di Bari
su un ex dipendente di Intesa San Paolo, avrebbe effettuato oltre 6.000 accessi, quindi un bancario, si tratta di capire per qualche ragione, faceva questi accessi. Battuta, potremmo dire, a domani si preoccupano, perché dice, oh, qui c'è un concorrente di Striano, qui si apre il mercato delle spiate. No, scherza, naturalmente scherza. Si scherza, forse. E il Fatto Quotidiano, Santanchè inguaiata da IMS e Visibilia, imputata per truffa, la sua ex azienda patteggia la pena, e c'è un patteggiamento per una delle contestazioni che riguardano Santanchè e le sue aziende. Quotidiano Nazionale, tassa sulla casa, si allarga lo scontro. Messaggero, Meloni, non alzeremo le tasse. Stampa, tassa sulla casa, governo in tilt. Repubblica, la battaglia delle tasse. Curioso però perché, diciamo, governo tafazziano, questo è pacifico, nel senso che apre una discussione in direzione opposta al senso che invece sarebbe auspicabile abbassare le tasse, e addirittura sembra autoattribuirsi un peggioramento fiscale che invece non fa. Quindi, governo masochista. Ma questi altri che ora dicono, ah, signora mia, le tasse, eccetera, sono gli stessi che due giorni fa dicevano, ma com'è figa la super patrimoniale di Elli, quindi vedi come, no, da un giorno, ogni giorno è un nuovo giorno. Va bene, e tra un po', manca solo che Fratoianni faccia l'elogio di Laffer per dare addosso a Meloni, ma non accadrà, questa cosa non accadrà. Va bene, incamminiamoci. Libero, l'editoriale è di Mario Sechi, che dice, no, guarda, questa cosa, questo peggioramento fiscale non c'è. Ciò detto, la vera sfida del governo è tagli di spesa e fisco da alleggerire, quindi la maggioranza non smarrisca la direzione di marcia. Mentre l'analisi della giornata ve la fa Zaccardi e il racconto anche del video di Meloni ve lo fa Rubini. Chi vi parla su Orban, dicendo no, guarda, Orban non è il nostro modello, non è, a onor del vero, mai ha detto di essere erede di Reagan e Thatcher, sconsiglieremmo a chiunque di farne un modello politico. Ciò detto, è intollerante e intollerabile che lo si voglia sanzionare a livello europeo. Perché questo significa ledere la democrazia, è stato votato, che facciamo? Mettiamo anche i cittadini fuori legge. B, perché si tratta di una specie di avvertimento ai governi sgraditi, vi possiamo privare dei diritti di voto a livello europeo. Se vogliono fare questo, vadano fino in fondo, provino a mettere un paese fuori dall'Unione Europea, sarebbe un assurdo, sarebbe un autogol, eccetera, ma almeno gli avversari di Orban mostrerebbero coerenza. Invece no, vogliono botte piene e mogli ubriache, tenerlo dentro, ma al tempo stesso un guinzaglio, così non può funzionare. E Gonzato vi racconta la giornata al Parlamento Europeo, la sceneggiata della Salis, il coro Bella Ciao e tutte queste cose qua. Storace, oggi alla Sapienza ci mancava, adunata di intellettuali e politici a difesa di Raimo, quindi tutta una comitiva per dire che Raimo fa bene a dire che Valditara bisogna fargli qualunque cosa. E Senaldi su Grillo, pure lui, botte piena, moglie ubriaca, uva nella vigna, tutto, vuole, perché vuole tenersi il contratto che gli dà 300.000 euro, tenersi la posizione manco da elevato, da sopra elevato, fare causa al movimento e farla con i soldi del movimento, e diciamo tutte queste cose insieme appare difficile. Rubini sente il ministro della sanità Schillaci a tutto tondo sui programmi di quel ministero. Enrico Paoli, ecco, allora oggi è la notizia del giorno a Milano, perché il ginnasta Bartolini è stato aggredito, diciamo, trattandosi di un atleta in buona forma, ha preso un colpo ma ne ha restituiti molti di più, e quindi sano e salvo lui, non il suo aggressore, ma dice guarda, Milano è una giungla, è una situazione inaccettabile. Guai pure a Roma, Gualtieri come Totò, quello voleva vendere la Fontana di Trevi, questo invece vuole imporre 2 euro per vederla. No, l'abbiamo detto, diciamo, si è evocato Totò truffa 62,
Altri hanno evocato la celebre scena felliniana di Mastroianni e della Ekberg. Marcello, come here. Qui al posto della Ekberg arriverà la Salis per occupare la fontana idrica. Non vorremmo dare suggerimenti, qualcuno potrebbe prenderlo in esame. Specchia su Crosetto, Ocone sulla sinistra ebraica USA. Ingannata politicamente proprio dai democratici americani e quindi le comunità ebraiche statunitensi alle prese con un partito democratico non affidabile nella difesa di Israele. Respinti, serve una NATO anche economica, è una suggestione, ve lo ricordate, l'aveva lanciata Liz Truss, la premier britannica che fu prima ministra per una stagione breve. Serve anche un coordinamento economico in chiave di mercato dei paesi occidentali. E carioti, c'erano una volta i liberali europei, altro che liberali, sono diventati liberal, sono diventati di sinistra e intolleranti, e in quella vocale in più o in meno c'è tutta la differenza del mondo. Bellissimo commento di carioti. Ardenza su Medio Oriente, Sinwar che ordina attacchi suicidi mentre Trump incoraggia Netanyahu, vai avanti, non fermarti. L'Iran infiltrato a Washington, Morigi, pezzo molto importante perché guarda che forse c'è la mano iraniana anche dietro gli attentati contro Trump. E poi tante cose nelle pagine della cultura, ecco un grande intervento di Socci su un libro, una biografia di Gramsci che riapre la discussione sugli ultimi giorni di vita di Gramsci. Ma c'è stata, non c'è stata una sua conversione? C'è questo avvicinamento finale alla fede del leader comunista? Mistero e Socci ci ragiona sopra. Allora, ricominciamo il giro. Tasse. Allora, il giornale di riferimento è Libero, che ieri, unico, va detto con la verità, aveva dato la versione corretta delle cose. Anche oggi la verità è interessante perché ha due pezzi da segnalare, cioè Antonelli su Meloni costretta a intervenire contro il tira e molla e a fare chiarezza. E Belpietro che nel suo editoriale dice, beh, però caro governo, ogni giorno una nuova polemica, e Belpietro mette in fila le ultime uscite autolesioniste di alcuni ministri, Tajani su tutto lo ius scholae, eccetera, Musumeci sull'assicurazione obbligatoria, Giorgetti sui sacrifici, di nuovo Giorgetti su questa cosa qua, dice, beh, che facciamo? Ci autosabotiamo? Mentre il Corriere della Sera, in un retroscena, eccolo qua, di Marco Cremonesi, siamo a pagina 2, parla di tensioni Giorgetti-Tajani, con Tajani che è stato tra i più vibranti ieri a dire no, nessun intervento peggiorativo sulla casa. E Giorgetti che si è sentito punto sul vivo dicendo ma questo di Tajani è un deragliamento populista. E voi capite bene che dare del populista a Tajani significa che Tajani si offende, dice, ma io sono moderato, eccetera, e tutta questa dinamica. Giornali di sinistra che invece menano naturalmente, o comunque vedono la giornata difficile del governo e ne approfittano. Domani Stefano Iannaccone, pagina 3, Meloni boccia Giorgetti su tasse e catasto e scatta la retromarcia. Quindi, rispetto alla narrazione di alcuni quotidiani di destra, Meloni difende Giorgetti e in sintonia col ministro, no, la tesi di domani è Meloni contro il suo ministro. E invece Emanuele Felice, ah, già responsabile economico del PD, piace alla gente che anche a destra dice Emanuele Felice, ecco qua, il tassatore, non c'è più nulla da tagliare, serve una tassa sui super ricchi, proprio un'altra patrimoniale è meglio della Viagra, hanno un'erezione, vabbè, non si può, beh, insomma, diciamo, l'idea della patrimoniale produce effetti da morning glory, diciamo così, diciamolo in modo garbato. In inglese anche i competenti comprendono il concetto. Diciamo, c'è turgore al mattino, già patrimoniale, pa, subito, c'è entusiasmo.
Andiamo a vedere Stampa e Repubblica. Allora, Repubblica, la battaglia delle tasse, casa e tasse, rivolta a destra, Meloni costretta a smentire, pagina 2, Giovanna Vitale. E anche qui, nel retroscena, che è firmato da Tommaso Ciriaco, siamo sulla linea di domani, cioè Meloni incazzata con Giorgetti, il gelo della Premier con Giorgetti, così perdiamo consensi. E il retroscena di Ciriaco contiene anche, diciamo, un altro elemento che poi vedremo nella parte sul dossieraggio. La tesi di Ciriaco è che anche sulla tempistica del tentativo di andare alle elezioni di un membro della Corte Costituzionale, secondo Ciriaco ci sarebbe stata una divaricazione tattica tra Mantovano e Crosetto, Mantovano più cauto rispetto alla possibilità di farcela, e invece tesi Ciriaco Fazzolari che spingeva per lo scrutinio poi andato a vuoto. Andiamo a vedere la Stampa e così chiudiamo la parte sulle tasse, pure qui tasse sulla casa, governo in tilt, e poi un'analisi di Monticelli, tasse ridotte ma solo per pochi, le promesse di Meloni ai raggi X, però anche qui la cosa è francamente una polemica male impostata, cioè Meloni un primo intervento di alleggerimento fiscale l'ha fatto nella scorsa legge di bilancio, tutto concentrato sulle fasce più basse, per un verso con il taglio al cuneo più esteso rispetto al taglietto Draghi e per altro verso con l'accorpamento delle due prime aliquote. Quindi, diciamo, prima legge di bilancio dell'anno scorso molto bene, ora il problema sarebbe quello di andare avanti. Quindi, da questo punto di vista, fa ridere che a contestare sia la sinistra che fino a ieri voleva una patrimoniale in più. Però lo stesso centrodestra dovrebbe prendere l'autostrada dal lato giusto, non dal lato sbagliato. In tutto questo vi manca un Landini? Vi serve un Landini di prima mattina? Ma certo che c'è! Intervistona, una pagina sulla Stampa, nuovi tagli e svolta autoritaria! C'è la svolta autoritaria. Così il paese andrà a sbattere, senza risposte credibili, pronti allo sciopero generale. E qui, prima ancora che sia stata scritta la legge di bilancio, lui è già pronto con lo sciopero. Aumentare le entrate con una vera riforma fiscale, tassare le rendite e stanare gli evasori. Quindi, stanare gli, mentre lui stana gli evasori, tassare le rendite. Che vuol dire rendite? Traduciamo dal landiniano all'italiano. Le rendite vuol dire che se avete due risparmi, sono già tassati di più. E poi rendita immobiliare, avete la casa, e ci vuole un bel ripristino della tassa sulla prima casa. Però dice, ma io sono un piccolo risparmiatore. No, c'hai la rendita, figlia della mignotta. Landini ti stanerà. Va bene. Corte Costituzionale. Oggi è il grande giorno dei quirinalisti. Tornano in stereofonia Breda e Magri. Breda e Magri che hanno avuto, guarda un po', un'illuminazione e dicono esattamente la stessa cosa. Dice, beh, ci sarà una volta che sti quirinalisti sostengano tesi diverse? No, ci hanno tutti la Breda, pagina 8 del Corriere della Sera. Perché il Colle, che segnalò il problema, non interverrà? Perché, come Michelangelo davanti a te, perché non parli? No, non parlerà Mattarella. Dopo l'ultima fumata nera c'è chi si chiede se interverrà ancora il soggetto, il capo dello Stato. Non lo farà, perché la partita ormai è nelle mani delle Camere e se il Quirinale intervenisse scivolerebbe in un'interferenza politica e parlamentare. No, il Presidente non interferisce mai, quindi se intervenisse scivolerebbe in un'interferenza. Si tratta di una materia che, posta più volte la questione, non lo riguarda, mentre lo riguarda la funzionalità della Consulta, eccetera, eccetera. Quindi Breda dice non parlerà. Andiamo a vedere Ugo Magri sulla Stampa, che casualmente dice esattamente la stessa cosa, il silenzio del Colle. Vediamo dove il passaggio. D'altra parte si fa notare nelle più alte sedi, il Presidente della Repubblica può tutt'al più denunciare il problema, sottolinearne la gravità istituzionale, segnalare che si sta rischiando la paralisi di un organo previsto dalla Costituzione.
È compito del Quirinale farlo presente, ma si esaurisce lì il suo ruolo. Non spetta al capo dello Stato additare le vie d'uscita, viene precisato, tantomeno suggerire ai partiti le tattiche parlamentari, eccetera, eccetera. Sarebbe come se un arbitro consigliasse in che modo tirare un calcio di rigore. Dunque, sul colle le bocche sono cucite e tutto fa ritenere che resteranno tali. Quindi, ci sono i giorni in cui i quirinalisti corazzieri, col cappellone in testa, intervengono in stereofonia per dire ha fatto bene il presidente a parlare, non poteva non parlare. E poi ci sono i giorni in cui gli stessi quirinalisti con lo stesso cappellone in testa dicono ma non può parlare, ha fatto bene a non parlare. Quindi, che doveva parlare? No, non doveva parlare. Ogni giorno è un nuovo giorno, ma i quirinalisti sono sempre stereofonici. E naturalmente ci spiegano la grande saggezza del Colle, che non poteva fare altro da quello che ha fatto, e quindi quando ha parlato non poteva fare altro che parlare, e quando ha taciuto non poteva fare altro che tacere. La persona del re è sacra e inviolabile. Ma quello era lo statuto albertino, c'era la monarchia. Andate a rompere i coglioni a quest'ora del mattino, voi che ascoltate questa rassegna. Lasciate, vi dicono che ha fatto bene, no? State sempre a questionare, cioè la persona del re è sacra e inviolabile. Andiamo avanti. E che non si ripeta che qualcuno faccia osservazioni e obiezioni. Se ha parlato, ha fatto bene a parlare. Se non ha parlato, ha fatto bene a non parlare. Dossieraggio. Allora, fa bene Alessandro Sallusti, a mio avviso, a dire, vabbè, ma che vuole fare la maggioranza su sto dossieraggio? Del quale è stato vittima. Ricorderete che Libero aveva pubblicato una lettera aperta ai presidenti delle Camere dicendo ma lo vogliamo sentire Cafiero De Raho, avevamo investito la presidente dell'antimafia che però si sa che faccia, e Sallusti, come aveva fatto Libero, pone queste domande. Secondo Il Tempo, qualcuno si muoverebbe in antimafia, finalmente l'antimafia vuole sentire De Raho, e speriamo che qualcosa accada. C'è una novità su Domani, perché al di là, diciamo, della Striano e Co, diciamo, della centrale di spionaggio che si era attivata secondo l'accusa da parte del sottufficiale della finanza presso la Procura Nazionale Antimafia, un'operazione di spionaggio più limitata ma penetrante sarebbe stata tentata da un bancario, da un dipendente del primo gruppo bancario italiano, Intesa. E questa cosa ce l'ha in prima Domani. Spiati Meloni, Gianbruno e La Russa, violati migliaia di conti bancari. E c'è un'inchiesta della Procura di Bari su un funzionario di banca che avrebbe fatto questi 6.000 accessi abusivi. Nel mirino anche altre personalità politiche, La Russa, Santanché, eccetera. E Enrique Riera firma Il Pezzo. Scherzando, si potrebbe dire che Domani teme che si apra, diciamo, la concorrenza. Cioè, qui noi stiamo col monopolista Striano, non è che qua si apre il mercato del mercatino dello spionaggio. Mentre Crosetto è andato al Copasir, dove è stato audito. Andiamo a vedere i giornali che segnalano con più evidenza questa cosa. Crosetto in difesa è il titolo a pagina 10 della Stampa, pezzo di Grignetti e Riformato. Peraltro Crosetto ha nel corso della giornata smentito il Corriere della Sera di ieri, che diceva gelo con Meloni, Crosetto non va in Consiglio dei Ministri, eccetera. Crosetto dice no, io ho saltato una seduta del Consiglio dei Ministri, Meloni la vedo regolarmente, quindi diciamo Crosetto ha cercato di sminare quella contestazione. E ancora Copasir, in questo caso Repubblica, Giuliano Foschini, Crosetto frena sul dossieraggio, nessun problema con i servizi. Ricorderete che si era anche accreditato un'irritazione di Crosetto verso l'intelligence italiana, e opinava qualcuno anche nei confronti di Mantovano, autorità delegata alla vigilanza su. Crosetto smentisce anche questa cosa. Fazzolari, allora il senatore Fazzolari,
sottosegretario alla presidenza del Consiglio, vicinissimo a Meloni, è andata a prendere un caffè al bar del Senato e ha incontrato due persone tra le altre, anzi pure una terza, perché uno gli ha portato Rosella Sensi, l'ex presidente della Roma, ma per di capire lui l'ha salutata, ma non, pare non l'abbia riconosciuta. Le due persone che ha incontrato sono Bechis Francesco, messaggero, e Canettieri Foglio, e ne sono usciti fuori, non delle interviste, ma insomma dei pezzi con virgolettati di questi due giornalisti che hanno incrociato Fazzolari e trascrivono qualcosa. Eccolo qua, Bechis, pagina 3 del Messaggero: Trump non scaricherà l'Ucraina, verità sui dossier anticrosetto. E questi sono i due temi che vedremo anche nell'altro colloquio con virgolettati. Cioè dice, guarda che se vince Trump non mollerà l'Ucraina e vogliamo la verità sul dossieraggio. Stesse cose che scrive anche Canettieri, eccolo qua. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dice che con la vittoria di Trump l'America continuerà a sostenere l'Ucraina. E sull'altra questione, eccolo qua, dossieraggio, la procura ha deciso che c'è qualcosa da attenzionare e da capire. Se un servitore dello Stato in maniera compulsiva fa decine di migliaia di accessi a esponenti del centrodestra in precinto di andare al governo, c'è qualcosa di strano e curioso e c'è una procura che sta facendo il suo lavoro. È comunque curioso perché Striano faceva tutti questi accessi, per chi, a che pro? Questo poi è l'interrogativo che riguarderà pure il funzionario di banca. Ma perché un funzionario di banca di Bari fa questi accessi? Per curiosità. Ma secondo voi uno, che si tratti di un bancario barese o di uno sottufficiale della Guardia di Finanza, viola la legge in modo così patente, se le accuse fossero confermate, si espone a una pena gravissima, uno per capriccio e l'altro per dare due cartuccelle ai giornalisti di domani? Tu una cosa del genere la fai se ti viene richiesto dall'alto, se c'hai una copertura. Questo mi pare il tema. Tre segnalazioni conclusive. Sta per lasciare il comandante, scade il suo mandato, credo a novembre, il comandante ufficiale il comandante dell'Arma dei Carabinieri, il generale Teo Luzzi, fa un'intervista al Corriere della Sera e, diciamo così, viene valorizzata la cosa di sinistra. Gli stranieri di cui gli italiani, ci vuole la legge sulla cittadinanza. Quindi vedrete che da oggi Bonelli, Fratoianni, ma pure dall'altro lato Tajani, diranno, ma questa cosa la chiede il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, ai quali però non spetta scrivere le leggi, fanno benissimo il loro mestiere, sono meravigliosi, sono tributari della nostra gratitudine, ma non sono legislatori e quindi non tocca neanche al comandante generale dei Carabinieri scrivere le norme sulla cittadinanza, ma viene sentito da Goffredo Buccini sul Corriere della Sera. Il Fatto Quotidiano da tre giorni intervista un pubblico ministero per dire con la nuova legge sulle intercettazioni abbiamo le mani legate, non possiamo fare questo. Oggi il Fatto si prende un turno di riposo e la funzione viene svolta da Repubblica, che va direttamente a sentire il presidente dell'ANM Santa Lucia. È l'infaticabile Liana Milella a incaricarsi della missione. Santa Lucia, portano avanti un piano per indebolire la lotta alla criminalità. Quindi, se non siamo tutti intercettati, se non c'è un Trojan infilato in tutti gli orifizi, non si può fare lotta alla criminalità. E infine Claudio Tito. Allora, Tito, Repubblica, corrispondente da Bruxelles, che si porta avanti col lavoro e, diciamo, ancora oggi dice guarda che però non sarà una passeggiata l'audizione dei commissari e in particolare. Voi sapete che i designati dai governi a membri della Commissione europea devono fare l'audizione presso la relativa commissione parlamentare, ciascuno materia per materia. E in particolare non sarà una passeggiata per Fitto. La tesi di Tito è che ci sia stato un incontro segreto dei capigruppo socialisti, liberali e verdi per dire lo dobbiamo mettere in difficoltà e perlomeno dobbiamo evitare che abbia la vicepresidenza esecutiva. Questa è la tesi non nuova di Tito, ma non si può mai stare tranquilli del resto.
in questo paese in cui, voi lo sapete, che il dibattito politico e culturale italiano è solo tra gradazioni diverse di socialismo, no? Sono socialisti a sinistra, sono socialisti a tutti i socialisti. Cioè. Allora, come contrasta Fitto questa insidia, secondo Claudio Tito, arruolando un socialista? Cioè, giustamente, arriva un commissario di destra che fa pia subito uno di sinistra. Una situazione che sta mettendo in allarme lo stesso Fitto che, venuto a conoscenza delle ferme perplessità dei socialisti, ad esempio sulla competenza relativa all'agricoltura, sta pensando di arruolare nella sua squadra un consigliere di provenienza socialista. Si tratta dell'ex europarlamentare PD Paolo De Castro, già ministro dell'agricoltura nel governo Prodi, nonché pugliese come Fitto. Quindi ci vuole un socialista pugliese prodiano. Quindi noi volevamo Milei e ci danno un pasticciotto pugliese a colazione. Volevamo Freddie Mercury e ci danno Cristiano Malgioglio. È il triste destino. Fermiamoci qui che è meglio. Allora, comunque, insomma, vedremo se con lo scudo di De Castro, lo scudo, ma gli diamo qualche altro prodiano anche, no? Cerchiamo di insocialisteggiare ancora di più la cosa, così ci facciamo accettare meglio, diciamo. Ma non vorremmo dare suggerimenti, è uno scherzo il nostro, forse. Finisce qui la puntata di oggi di Occhi al Caffè, non dimenticate di prendere Libero in edicola, sito liberoquotidiano.it e ovviamente anche tramite app, sul sito e sull'app avete anche le opportunità di abbonamento, particolarmente vantaggiose. Se vi capita di passare in libreria, fate una cosa buona a prendere questo libro che non deve essere recensito sui maggiori quotidiani italiani, assolutamente. E noi ci vediamo in TV stamattina, mattino 5, stasera da Del Debbio. Buona giornata.